Beh, un ricordo estremamente bello, che testimonia anche proprio la personalità di Franca. Io 4 anni fa organizzai una manifestazione molto bella, culturale, nel senso che qualcuno aveva detto che Roma non ha gli anticorpi come Milano, e mi pare un po' esagerato, perché se parliamo di corruzione lasciamo perdere. Vabbè, ma non era questo. Il punto era che io reagivo a nome di tutti noi che siamo persone, tanti di noi, persone per bene, persone oneste, persone serie, che si occupano d'arte, di cultura, di volontariato. Veramente c'è un grande mondo culturale e artistico in questa città, civile, bello, no? E allora organizzai in un mese faticosissimo tutta questa manifestazione che arrivò poi al Globe. Facemmo una serata molto bella con attori, cantanti, eccetera. Io chiamai, ebbi le firme di tutti i più grandi personaggi, chiamai Franca, che era un'amica carissima, dissi: Franchina, mi dai la tua firma, per cosa? Le spiegai il motivo, ma allora bisogna esserci. È voluta venire, è venuta con Pino Strabioni, come sempre, le prestai uno scialle perché faceva freddo. Quando annunciai una sorpresa e apparve Franca, fu un boato in teatro, ma lo dico perché, non solo perché mi fece un regalo infinito, perché disse da milanese quanto amava questa città e quanto apprezzava tutte le cose buone che esistono in questa città, perché era una donna militante, la definisco io, una persona che ha fatto un lavoro straordinario per le donne, ma non solo, quindi senza retorica, senza violenza, senza volgarità, era una donna veramente di grandi contenuti e io le voglio bene. Una perdita importante quella che è il teatro in sì. Questo. È inutile dirlo, certo, ho vissuto a lungo, ho avuto tante cose belle, ma sono persone irripetibili, quindi ne avremo comunque sempre nostalgia e spero che tutti se la ricordino, perché vale la pena.